Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con mister Gio Di Sacco della Giovanile Centallo. Mister, quest'oggi 0-0 con il San Domenico Savio Asti. Ti chiedo che partita è stata e quanto è difficile affrontare una squadra del genere che si è chiusa in difesa quasi dal primo minuto. Sono partite difficili, bisogna avere pazienza in queste partite. Secondo me abbiamo fatto anche una buona gara, abbiamo avuto occasioni. Ci è mancato il gol oggi, penso, e le occasioni le abbiamo avute, siamo stati forse poco cattivi dentro l'aria, poco cattivi nelle occasioni che abbiamo avuto. Una partita che probabilmente se la sblocchi il primo tempo sicuramente cambia. Bisogna continuare a lavorare perché le partite passano e troveremo sempre squadre magari che vedendoti lassù magari vengono in casa, ti aspettano, e bisogna essere bravi a muovere la palla più veloce e a saper affrontare queste gare. 2-0-0 di fila, cosa è mancato in queste due partite e cosa serve adesso per tornare alla vittoria? Ma, secondo me, io ragazzi, come ho detto settimana scorsa, non posso che ricriminare nulla se non essere un po' più cinici nelle occasioni che abbiamo avuto, sia Carmagnola che oggi, perché sono due partite che difficili, che la classifica secondo me in questo momento bisogna guardarla poco, perché sono squadre che hanno comunque dei valori, che magari hanno qualche punto in meno, ma sono tutte difficili, è un campionato difficile, sono tutti da giocare, quindi dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e anche i risultati oggi sugli altri campi confermano che un campionato non è scontato ed è difficile su tutti i campi. Un punto che adesso sembra difficile da vedere in chiave positiva, però li tiene comunque 20 in classifica. Ti chiedo di positivo cosa ti porti di quest'oggi anche verso poi settimana prossima. Andiamo avanti perché, ripeto, sono 5 partite che comunque la squadra continua a fare risultato, sono 5 partite che in 5 partite abbiamo subito un gol, quindi penso che bisogna continuare a lavorare su questa strada e le partite domenica a Provvida Franca è un'altra partita che sarà una battaglia, e quindi bisogna fare quello che stiamo facendo, continuare a avere ancora più fame ogni domenica. Mister, ti chiedo solo più questo: arriverà qualcosa dal mercato invernale? Hai bisogno di qualcosa o la squadra? In questo momento io penso che sia superfluo parlare di mercato, ma sono contento della rosa che ho, dei ragazzi che ho, e dobbiamo solo continuare a lavorare e andare avanti.